lezioni della scorsa settimana, ci siamo occupati della struttura dell'atomo e ci siamo occupati della tavola periodica. Con la struttura dell'atomo abbiamo visto come è fatto l'atomo, almeno diciamo così per sommi capi, per quelle che sono diciamo così, le parti che interessano questo corso di chimica, un nucleo costituito da protoni e neutroni e gli elettroni che si muovono in un modo vorticoso in una porzione di spazio denominata orbitale atomico, dove c'è una molto elevata probabilità di andarli a trovare. Abbiamo visto come si vanno a sistemare gli elettroni nei vari orbitali, nei vari, potremmo dire, livelli energetici, e abbiamo visto come il comportamento chimico e fisico dei vari elementi è fortemente condizionato, diciamo così, è praticamente proprio definito dal numero atomico degli elementi. E quando abbiamo visto la tavola periodica, in effetti abbiamo visto che le stesse proprietà fisiche, le stesse proprietà chimiche si verificavano per quegli elementi che avevano lo stesso numero di elettroni di valenza. Cosa sono gli elettroni di valenza? Sono gli elettroni che si trovano nel livello energetico più esterno. In effetti nella scorsa lezione avevo cominciato col darvi una anticipazione su quelli che sarebbero stati i contenuti della lezione di oggi, della lezione di domani e della lezione delle settimane prossime, e in effetti il comportamento chimico e fisico di un elettrone, di un elemento, è dato essenzialmente, è determinato essenzialmente dal numero di elettroni che si trovano nel livello energetico più esterno. Diciamo, questi concetti che abbiamo visto, che abbiamo anticipato nelle scorse lezioni, ritornano di prepotente attualità nella lezione di oggi. La lezione di oggi si occupa del legame chimico, cioè gli atomi, a parte i gas nobili che vi ho detto manifestano pochissima tendenza a legarsi con altri elementi, e tutti quanti gli atomi, ripeto, eccetto i gas nobili, manifestano una più o meno elevata tendenza a combinarsi con altri elementi. In effetti, cominciamo col chiarire qual è la condizione che deve essere rispettata affinché sia possibile la formazione di un legame chimico. La condizione che deve essere rispettata è che l'energia degli atomi legati deve essere inferiore all'energia degli atomi non legati fra di loro. Se vogliamo fare uno schemino energetico, lo disegniamo subito alla lavagna, è un disegno molto molto semplice. Se praticamente questa è l'energia di una coppia di atomi non legati fra di loro, diciamo non legati, possiamo dire due atomi che si trovano a distanza infinita fra di loro. Chiaramente, se si trovano a distanza infinita fra di loro, le interazioni che si potranno verificare tra questi due atomi saranno nulle. Ovviamente non c'è bisogno di arrivare a una distanza infinita affinché le interazioni siano nulle. Diciamo che questa è un'astrazione di tipo matematico per dire a distanza infinita sicuramente le interazioni sono nulle. Quindi se questa è l'energia, diciamo così, il livello energetico di questi atomi è dato da questa linea retta orizzontale, noi dobbiamo avere che l'energia della coppia di atomi legati deve essere più bassa . Questa differenza di energia fra la coppia di atomi non legati e la coppia di atomi legati, cioè questo, vedete, delta E, è chiamato energia di legame. Chiaro? Quindi possiamo scrivere che delta E, un delta è sempre uguale a la grandezza, il valore della grandezza che viene assunto nello stato finale e il valore della grandezza che viene assunto nello stato iniziale, quindi energia
finale meno energia iniziale deve essere minore di zero. Va bene? Questa è la, diciamo così, la condizione che deve essere rispettata affinché si formi un legame chimico. Diciamo che, ripeto, questo è un principio di carattere assolutamente generale. Tutti i sistemi evolvono naturalmente verso situazioni di energia minima possibile. Nel corso di questo corso, delle lezioni che faremo più avanti, vedremo che c'è anche un altro criterio di evoluzione spontanea dei sistemi, che è quello lì che riguarda il disordine di questi sistemi. Per adesso non ne parliamo ancora. Focalizziamo la nostra attenzione soltanto sull'aspetto energetico dei sistemi. Diciamo, come vi ho fatto l'esperimento, che è un pezzetto di gesso, quando sta sulla cattedra ha un'energia potenziale superiore a quando viene lasciato cadere per terra, la differenza di energia potenziale è proprio il prodotto P per H, dove P è il peso del pezzetto di gesso e H è la differenza di quota che esiste fra il piano della cattedra e il piano del pavimento, con un, diciamo così, una posizione assolutamente analoga, noi abbiamo che gli atomi, si forma stabilmente un legame tra questi atomi soltanto se l'energia della coppia di atomi legati è inferiore all'energia della coppia di atomi non legati tra di loro. Cioè è come se il pezzetto di gesso cadesse da qui a qui. È esattamente la stessa situazione. Chiaro? Non cambia assolutamente nulla. Adesso possiamo fare anche qualche cosa di meglio di questo rozzo schemino energetico che abbiamo presentato alla lavagna. Possiamo addirittura costruire un diagramma in cui andiamo a riportare l'energia potenziale di una coppia di atomi in funzione del lavoro di distanza. Allora, noi se andiamo a considerare qualsiasi atomo, diciamo così, eccetto sempre i famosi gas nobili che fanno, diciamo così, eccezione a tutti quanti gli altri elementi che si trovano nella tavola periodica, noi andiamo a riportare sull'asse delle coordinate l'energia potenziale del sistema e sull'asse delle ascisse la distanza a cui si trovano gli atomi. Va bene? Ripeto, il diagramma, queste sono le grandezze che vengono riportate sugli assi coordinati. Adesso, per prima cosa, per poter andare a tracciare un diagramma di questo genere qui, è necessario, diciamo, ascrivere una certa energia a un certo stato di riferimento. Nelle lezioni scorse mi sembra di avervi già detto, e lo ribadisco anche quest'oggi, che l'energia è una grandezza a cui non si può andare ad ascrivere un valore assoluto. Si può andare a misurare la differenza di energia fra due diversi stati. Pertanto, se noi vogliamo ascrivere un valore assoluto all'energia, lo possiamo fare soltanto andando a riferirci a un certo stato di riferimento. Cioè andare a dire a questo stato di riferimento io gli ascrivo questo valore dell'energia. Adesso la maniera più sensata di andare a ragionare nel nostro sistema qual è? Dunque, abbiamo detto che quando gli atomi si trovano a distanza infinita fra di loro, le interazioni fra questi due atomi sono nulle. Quindi nulle che cosa vuol dire? Che l'energia del sistema è zero. Quindi allora noi ascriviamo energia potenziale zero agli atomi quando si trovano a distanza infinita fra di loro. Ribadisco che questo punto non è stato deciso dal Padre Eterno, l'abbiamo deciso noi uomini, semplicemente perché abbiamo bisogno di ascrivere a un certo stato una certa energia, se no questo discorso di energia in funzione della posizione non è possibile andare. Allora, mano a mano che la distanza fra i due atomi diventa meno che infinita, che cosa succede? Abbiamo detto che l'atomo numero 1 è costituito da un nucleo che è carico positivamente e dagli elettroni che gli orbitano attorno che sono carichi negativamente. E nella stessa maniera è fatto l'atomo 2, un nucleo caricato positivamente, circondato da elettroni che orbitano vorticosamente attorno a questo nucleo caricati negativamente. Pertanto, quando
si avvicinano gli atomi a distanza meno che infinita, cominceranno a verificarsi delle interazioni fra il nucleo dell'atomo, chiamiamolo 1, del primo atomo caricato positivamente, e gli elettroni del secondo atomo che sono caricati negativamente, e delle interazioni fra il nucleo del secondo atomo che è caricato positivamente e gli elettroni del primo atomo che sono caricati negativamente. Ovviamente queste interazioni che si verificano fra particelle cariche di segno opposto saranno delle interazioni di tipo attrattivo. Vi ricordo la legge di Coulomb che è alla base dell'elettrostatica. La legge di Coulomb vi dice che la forza di attrazione o di repulsione fra cariche elettriche è data da Q con 1 per Q con, meno Q con 1 per Q con 2 fratto R al quadrato, dove Q con 1 e Q con 2 sono le cariche, il valore delle cariche, R è la distanza a cui si trovano le cariche, e il segno meno vi significa che le interazioni sono di tipo attrattivo se le cariche sono di segno opposto e sono di tipo repulsivo se le cariche sono dello stesso segno. Diciamo che tutto questo poi dovrebbe essere moltiplicato per una costante che dipende dal mezzo in cui si è presenti, perché chiaramente il mezzo è detto anche il dielettrico, perché se questo è quanto avviene nel vuoto, se noi ci andiamo a mettere in un mezzo che sia diverso dal vuoto, che ne so, l'aria, acqua, quello che sia, le molecole che costituiscono l'aria, le molecole che costituiscono l'acqua, diciamo così, oppongono un certo ostacolo a queste attrazioni elettrostatiche. Lo vedremo forse nel corso proprio di questa lezione perché oppongono un certo ostacolo, e quindi praticamente l'interazione viene un pochettino attutita. Quindi questo, diciamo così, lo prevengo perché ci sta qualcuno che viene a dire: ma tu ti sei scordato la costante? No, diciamo così, questo nel vuoto succede questo. Poi ci mettiamo il valore della costante che dipende dal dielettrico che noi stiamo considerando. Ovviamente però dobbiamo anche tenere conto che il nucleo dell'atomo 1 che è caricato positivamente si respingerà col nucleo dell'atomo 2 che è caricato positivamente anch'esso, e gli elettroni dell'atomo 1 caricati negativamente si respingeranno con gli elettroni dell'atomo 2 che sono anch'essi caricati negativamente. Pertanto, quando la distanza che separa due atomi diventa meno che infinita, si realizzano una serie di interazioni di tipo attrattivo, ripeto, fra particelle cariche di segno opposto, e una serie di interazioni di tipo repulsivo fra particelle che sono cariche dello stesso segno. Diciamo che inizialmente, supponiamo di partire da distanza infinita, quindi di partire praticamente da questo lato qui del diagramma. Mano a mano che la distanza diventa meno che infinita, le interazioni di tipo attrattivo prevalgono sulle interazioni di tipo repulsivo. Quindi mano a mano che la distanza fra i due atomi diventa meno che infinito, l'energia del sistema andrà mano a mano diminuendo. Pertanto, se noi ascriviamo valore zero all'energia della coppia di atomi quando queste si trovano a distanza infinita, ciò vorrà dire che mano a mano che noi le avviciniamo a distanza meno che infinita, l'energia del sistema assumerà valori negativi. Dunque, se vogliamo cominciare ad andare a disegnare un pochettino questo grafico, noi avremo sicuramente che, dicendo che a distanza infinita l'energia del sistema è zero, ciò vorrà dire che questo diagramma è asintotico all'asse delle ascisse ed è asintotico dal lato delle energie negative. Quindi partiremo così, vedete? Poi mano a mano queste interazioni cominciano a diminuire l'energia del sistema. L'energia del sistema diminuisce, l'energia del sistema diminuisce, l'energia del sistema diminuisce, fino a che praticamente l'energia non tocca un valore minimo. Arrivati praticamente a questo valore minimo, abbiamo che l'energia poi ricomincia a risalire. L'energia aumenta e l'energia continua sempre ad aumentare fino, diciamo così, a diventare il diagramma asintotico anche all'asse delle ordinate.
Perché arrivati, diciamo così, a un certo punto l'energia assume un valore minimo e l'energia del sistema comincia a risalire? Comincia a risalire perché? Perché mano a mano che ci avviciniamo, che noi andiamo a avvicinare gli atomi, aumentano sia le interazioni di tipo attrattivo, sia le interazioni di tipo repulsivo. Quando noi siamo arrivati alla distanza alla quale si verifica questo minimo, le interazioni di tipo attrattivo, le interazioni di tipo repulsivo, diciamo, cominciano praticamente a bilanciarsi, e dopo questo punto di minimo le interazioni di tipo repulsivo aumentano più rapidamente di quanto non aumentino le interazioni di tipo repulsivo. Quindi l'energia del sistema tende a salire. Va bene? Allora, ragazzi, guardiamo un pochettino questo diagramma e cominciamo, diciamo così, a dare praticamente delle grandezze. Questo valore dell'energia, che corrisponde al minimo di questa curva, corrisponde all'energia di legame. Cioè corrisponde proprio a questo delta E qui, vedete? Questo qui sarebbe l'energia finale, questa qui sarebbe l'energia finale, questa qui è l'energia di legame. L'energia di legame, quindi, come la possiamo definire? Possiamo definirla come l'energia che viene liberata quando due atomi si legano fra di loro. O anche possiamo definire l'energia di legame come l'energia che è necessaria per spezzare il legame che tiene uniti questi due atomi. Poi guardate un pochino la ascissa di questo punto di minimo di questa curva, anche essa ha un significato. Questa ascissa, vedete, sarebbe praticamente questo valore qui, questa sarebbe la distanza di legame. Cioè, in poche parole, quando il sistema è lasciato libero di evolvere come cavolo gli pare a lui, si va naturalmente a sistemare questi due atomi alla distanza di legame, perché alla distanza di legame è la distanza alla quale l'energia del sistema risulta essere quella lì, minima. Va bene? Adesso, ragazzi, tutte le cose che io vi sono andato dicendo qualitativamente potrebbero, volendo, essere dimostrate matematicamente. Non c'è che sono dimostrazioni molto complicate, ma diciamo così, io ho ritenuto di evitare una mezz'ora, tre quarti d'ora di lezioni per andarvi a dimostrare matematicamente che il punto di minimo è qui, che quindi la derivata di questa curva si annulla praticamente in questo punto, perché sinceramente, ripeto, se la dimostrazione è proprio estremamente semplice, che è proprio evidente, ve la faccio con piacere. Se invece praticamente bisogna ricorrere troppo al formalismo matematico, che è una cosa, diciamo così, sempre abbastanza sgradevole, poi voi di matematica ne fate già tanto dei corsi di matematica, farne anche qua sicuramente vi faccio cosa gradita, evitarvi queste cose qui. Diciamo che tutte queste cose sono però immediatamente riscontrabili dall'andamento di questa curva e sono anche, diciamo così, intuitivamente, pienamente comprensibili. Adesso volevo dirvi un'altra cosetta che era interessante. Se noi praticamente, rispetto a questa situazione di energia minima del sistema, andiamo a fornire un pochettino di energia, che cosa succede? Guardate qua. Noi saliamo di energia, per esempio da qui saliamo qui, vedete? E saliamo a questo valore dell'energia. A questo valore dell'energia, guardate che cosa succede. Corrispondono due valori, scusate, non la disegnare meglio questa setta. Corrispondono due valori della distanza di legame. E che significa questo fatto qua che corrispondono due valori della distanza di legame? Molto semplicemente significa che quando l'energia è un po' più alta di quella minima possibile, praticamente la distanza di legame oscilla fra due valori, un valore minimo e un valore massimo. Chiaro? In effetti, praticamente, questa situazione qui, in cui praticamente i due atomi si vanno a sistemare al fondo proprio della curva, quindi nel punto di energia minima possibile, è la situazione che si verifica quando la temperatura
è estremamente bassa. Diciamo, anticipando qualche cosa che dirò quando vi parlerò dei gas, quando ci troviamo allo zero assoluto, cioè a quella temperatura a cui non si può ulteriormente scendere, e quando l'energia del sistema è solamente di tipo potenziale, perché allo zero assoluto tutti i movimenti termici delle particelle atomiche si spengono completamente. A qualunque temperatura diversa dallo zero assoluto, noi non ci troveremo mai qui, ci troveremo sempre un pochettino più sopra. Più alta è la temperatura, più sopra ci troveremo. E quindi noi che cosa avremo? Avremo praticamente che la distanza di legame oscilla fra un valore minimo e un valore massimo, un valore minimo e un valore massimo. E questi due valori da che cosa dipendono? Dipendono solamente dalla temperatura. È chiaro? Un'altra cosetta che vi volevo fare notare è che, guardate un pochino, quando ci troviamo a temperature diverse dalla temperatura più bassa possibile, nella situazione in cui la coppia di atomi si sistema praticamente nel punto di minimo di questa curva, abbiamo detto che corrispondono due valori della distanza di legame. Allora, praticamente a temperature diverse da questo zero assoluto non si può definire la distanza di legame, perché ce ne stanno due di valori. Qual è la distanza di legame? E questo e questo, e questo e questo. Bene, si definisce come distanza di legame il valore medio. Bravo, mi state seguendo. Allora, guardate un pochettino il valore medio a questa temperatura, a questo valore dell'energia qui. Il valore medio della temperatura, della distanza di legame è questo. A un livello dell'energia ancora più alto, il valore medio della distanza di legame sarà questo qui. Guardate un pochettino che cosa fa, quindi, la distanza di legame all'aumentare dell'energia del sistema. La distanza di legame all'aumentare dell'energia del sistema va mano a mano aumentando. È chiaro? In effetti, diciamo così, questo è il requisito principale di quella che è, di quello che è un fenomeno che normalmente si verifica quando andiamo a riscaldare la materia. Generalmente la materia, quando viene riscaldata, che cosa fa? Si dilata, si espande. E il primo motivo per effetto del quale la materia si espande è che le distanze di legame vanno mano a mano aumentando. Va bene? Faccio un altro piccolo inciso. Non sempre all'aumentare della temperatura la materia si espande. Ad esempio, che vi posso dire? L'acqua, diciamo, all'aumentare della temperatura, diciamo nell'intervallo 0-4 gradi, l'acqua si contrae. Poi da 4 gradi in poi continua a espandersi. Oppure, per esempio, esistono certi solidi, chiamati zeoliti, che praticamente all'aumentare della temperatura generalmente si contraggono invece che aumentare di volume. Diciamo che però in ogni caso c'è una spiegazione per cui non prevale l'effetto di ordinaria dilatazione termica, ma subentrano degli altri fenomeni per effetto dei quali la materia all'aumentare della temperatura va contraendosi e non va aumentando. Diciamo, quando parleremo dell'acqua, vi spiegherò il comportamento anomalo dell'acqua, cioè il motivo per il quale nell'intervallo di temperatura 0-4 gradi la densità dell'acqua va aumentando, quindi il suo volume specifico va diminuendo, cioè la temperatura sale e quello si contrae di volume. È pienamente spiegato. Quelli là di voi che hanno particolari curiosità, io gli ho citato le zeoliti, gli posso spiegare anche perché queste zeoliti generalmente all'aumentare della temperatura si contraggono e non aumentano. Era un piccolo inciso. Va bene? Mi avete seguito, ragazzi? Ci sono problemi su quanto sono andato dicendo fino adesso? Benissimo, allora andiamo un altro pochino avanti. Dunque, le considerazioni che ho fatto fino adesso, che sono di tipo energetico, valgono per qualunque tipo di legame noi andiamo a considerare. Adesso andiamo a considerare i vari tipi di legame chimico.
4, andiamoli, diciamo così, un pochettino a considerare uno per volta. Secondo me è didatticamente valido andare a cominciare sempre da chi? Dall'elemento più semplice possibile, dall'idrogeno. Cioè, quando noi abbiamo proposto un modello di struttura dell'atomo, siamo partiti dall'atomo più semplice che esisteva e poi siamo passati agli atomi più complicati. Mi sembra un approccio abbastanza sensato. Anche quando cominciamo a parlare di legame chimico, cominciamo dall'atomo di idrogeno, che è l'atomo più semplice che esiste, così cominciamo a capire la natura del legame che tiene unito due atomi di idrogeno. Poi passeremo a parlare degli atomi più complicati e di atomi diversi tra loro. Cominciamo a ragionare con due atomi di idrogeno. Dunque, allora, l'atomo di idrogeno, abbiamo detto che l'idrogeno è caratterizzato dall'avere numero atomico Z uguale a 1. Quindi la sua struttura elettronica, oramai, diciamo così, le strutture elettroniche potrete insegnare voi a me come si fanno, è 1s1. Va bene? Allora adesso, noi che cosa abbiamo? Supponiamo di avere due atomi di idrogeno. Inizialmente questi due atomi di idrogeno come sono fatti? Abbiamo praticamente che ci sta un nucleo caricato positivamente, quindi chiamiamolo 1 più questo nucleo dell'atomo di idrogeno 1, con un elettrone praticamente, chiamiamolo 1 meno, che vortica, diciamo così, attorno a questo nucleo dell'atomo 1 nell'ambito dell'orbitale atomico 1s dell'idrogeno. Questo è quanto abbiamo imparato nelle scorse lezioni. E diciamo che ovviamente esiste un'interazione di tipo attrattivo fra il nucleo dell'atomo di idrogeno 1 e l'elettrone dell'atomo di idrogeno 1. Va bene? Adesso praticamente per l'atomo di idrogeno 2 esiste una situazione assolutamente analoga, cioè praticamente abbiamo un nucleo caricato positivamente, chiamiamolo 2+, e abbiamo praticamente che nell'orbitale atomico 1s dell'atomo di idrogeno 2 vortica questo elettrone che è caricato negativamente 2-. Quindi anche fra questo nucleo 2 e questo elettrone 2 esisteranno interazioni di tipo attrattivo. Adesso, quando questi due atomi si trovano a distanza infinita fra di loro, il nucleo 1 e l'elettrone 1 non si accorgono che ci sta il nucleo 2 e l'elettrone 2 e quindi, diciamo, non esiste interazione di nessun tipo. Ma non appena la distanza tra questi due atomi diventa meno che infinita, il nucleo dell'atomo 1 comincia a accorgersi della presenza dell'elettrone 2 e del nucleo 2. Quindi avrà delle interazioni di tipo attrattivo per l'elettrone dell'atomo 2, così come pure anche il nucleo dell'atomo 2 avvertirà la presenza dell'elettrone dell'atomo 1 e manifesterà un'interazione di tipo attrattivo per l'elettrone dell'atomo 1. Contemporaneamente, però, abbiamo detto che cominciano anche a verificarsi delle interazioni di tipo repulsivo. Interazioni di tipo repulsivo che si verificano fra i nuclei dei due atomi e fra gli elettroni dei due atomi. Diciamo che questo disegnino che ho fatto è abbastanza intuitivo capire che contratto continuo sono andato a indicare delle interazioni di tipo attrattivo e contratto tratteggiato sono andato a indicare delle interazioni di tipo repulsivo. Adesso la situazione che si verifica per questi due atomi di idrogeno, vedete, è proprio quella là di questo diagramma qui. Quando la distanza diventa meno che infinita, prevalgono le interazioni di tipo attrattivo. Quindi gli atomi tendono automaticamente ad avvicinarsi e si portano automaticamente in questo punto di energia minima possibile. Dopo, ripeto, se le distanze diminuiscono ancora, le interazioni di tipo repulsivo crescono più velocemente delle interazioni di tipo attrattivo e quindi, diciamo così, automaticamente si va a sistemare
il sistema in questo punto qui. Adesso cerchiamo un pochettino di renderci conto del motivo per il quale l'energia del sistema costituito dai due atomi di idrogeno legati è inferiore all'energia del sistema costituito dai due atomi di idrogeno non legati, a distanza, che non interagiscono assolutamente l'uno con l'altro. Quando praticamente si viene a formare una struttura di questo tipo qui, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che i due atomi di idrogeno che sono coinvolti nella formazione di questo legame chimico, praticamente si trovano nel loro orbitale atomico di tipo 1s, anzi più che si trovano, si possono trovare nel loro orbitale atomico di tipo 1s e due elettroni. Cioè l'orbitale atomico di tipo 1s è completamente pieno. Cioè in poche parole si ripete, si ricalca la struttura elettronica dell'elio. L'elio, vi ricordo che ha un numero atomico di 2 e ha struttura elettronica di questo tipo qui. Adesso praticamente l'elio non reagisce con nessuno, quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la configurazione dell'elio è estremamente stabile. Andandosi a legare fra di loro due atomi di idrogeno per formare una molecola di idrogeno, praticamente noi abbiamo che ognuno dei due atomi di idrogeno può avere due elettroni nel suo livello energetico più esterno, nel suo orbitale di tipo 1s, riproducendo così la struttura elettronica dell'atomo di elio che è particolarmente stabile. Chiaro? Pertanto, che cosa si finisce per dire? Si finisce per dire che due atomi di idrogeno condividono una coppia di elettroni. La condivisione della coppia di elettroni è perfettamente equilibrata. Perché? Perché praticamente le caratteristiche dei due nuclei degli atomi di idrogeno sono perfettamente uguali. Quindi, in poche parole, questa coppia di elettroni risulta essere perfettamente condivisa fra i due atomi di idrogeno. Pertanto noi che cosa avremo? Avremo praticamente che questa coppia di elettroni passerà mediamente nel tempo, un tempo uguale nell'orbitale atomico 1s dell'atomo 1 e nell'orbitale atomico dell'atomo di idrogeno che noi abbiamo chiamato con 2. E la coppia di elettroni di legame risulta essere perfettamente condivisa. Questo tipo di legame, in cui noi abbiamo una coppia di elettroni condivisi fra due atomi, si chiama legame covalente. In più, si dà un aggettivo qualificativo a questo tipo di legame, si dice un legame covalente puro, per indicare che cosa? Il legame covalente puro si verifica soltanto fra due atomi che sono uguali fra di loro, perché essendo uguali fra di loro questi due atomi, la condivisione della coppia di elettroni di legame è perfetta. È chiaro? Se i due atomi sono diversi fra di loro, come vedremo, la condivisione non è perfetta. Ci raggiungeremo questo punto fra pochi minuti, quindi non me lo fate anticipare. Quindi, quando i due atomi sono uguali, la condivisione della coppia di elettroni di legame risulta essere perfetta. Questa situazione in cui due atomi mettono a comune una coppia di elettroni, graficamente come si indica? Si indica in questa maniera qui, vedete? Cioè, in poche parole, questa è una formula di struttura della molecola di idrogeno. La molecola di idrogeno, se io vi voglio dare la formula minima è questa qui, H2. Cioè vi dice praticamente che nella molecola di idrogeno ci stanno due atomi. Questa formula di struttura qui vi dice anche qualche cosa in più. Vi dice praticamente che fra questi due atomi di idrogeno si forma un legame semplice. Cioè viene condivisa solo una coppia di
elettroni. Bene? Questa è una possibile maniera di andare a rappresentare la molecola di idrogeno, ce n'è anche un'altra, poiché i libri, diciamo, utilizzano questa e utilizzo anche quell'altra che vi mostrerò, vi mostro anche quest'altra. Prima di mostrarvi questa seconda maniera di andare a rappresentare la formula di struttura della molecola di idrogeno, vi devo dire che per gli elementi esiste anche un simbolo elettronico. Il simbolo elettronico di un elemento come è fatto? È fatto praticamente andando a indicare la lettera o le lettere che indicano l'elemento e andare a riportare attorno a questo simbolo dell'elemento il numero di elettroni che compaiono nel livello energetico più esterno. Allora, quale sarà il simbolo elettronico dell'idrogeno? Sarà questo. Va bene? Cioè l'atomo di idrogeno tiene un solo elettrone nel livello più esterno e questo è il suo simbolo elettronico. Allora, come si può anche, diciamo così, indicare la molecola di idrogeno? Allora, consideriamo praticamente che questo sia l'atomo 1 di idrogeno. Adesso, vedete, ve lo faccio in due colori diversi in modo da evidenziare un po' meglio la formazione di questa molecola di idrogeno. L'atomo 2 ha anch'esso questo simbolo. Praticamente questi due atomi di idrogeno vengono a condividere una coppia di elettroni, quindi la molecola di idrogeno potrà essere anche indicata così. Vedete, questa lineetta qui equivale a questi due puntini qui, cioè questa lineetta vuol dire che è stata condivisa una coppia di elettroni. Adesso un'altra cosa che vorrei, diciamo così, sottolineare. Quando si forma un legame covalente, questa è la coppia di elettroni del legame. Adesso io vi ho indicato un atomo in bianco e un atomo in rosa. Diciamo che nella realtà non è così. Quando si forma la coppia di elettroni di legame, diciamo che questi elettroni qui sono gli elettroni della molecola di idrogeno, cioè perdono l'identità che avevano inizialmente di elettrone dell'atomo 1 e di elettrone dell'atomo 2 e sono gli elettroni che vanno a occupare l'orbitale molecolare della molecola di idrogeno. Quindi faremmo meglio, diciamo così, a rappresentare la molecola di idrogeno in questa maniera qui. Diciamo quella là di andarvelo a segnare in un colore diverso era semplicemente un espediente didattico per sottolineare il fatto che nell'atomo 1 porta in dote un elettrone, atomo bianco, elettrone bianco. L'atomo 2 porta in dote un altro elettrone, atomo rosa, elettrone rosa. E si forma così la molecola. Ma quando si forma la molecola, gli elettroni che vengono coinvolti nella formazione del legame covalente perdono l'identità, diciamo così, di atomo dell'elettrone 1, elettrone dell'atomo 1, elettrone dell'atomo 2, e finiscono per essere semplicemente gli elettroni della molecola di idrogeno. Va bene? Adesso, se volete qualche dato, ve lo posso pure dare. La distanza di legame a cui si trovano gli atomi di idrogeno è 0,072 nanometri, quindi la distanza a cui si trovano questi atomi sarà 0,072 nanometri. Il prefisso nano sta per 10 alla meno 9, quindi sono 10 alla meno 9 metri, quindi 0,077 per 10 a meno 2 miliardesimi. E l'energia di legame, vediamo se me la sono scritta da qualche parte, eccola qua, ce l'ho in chilocalorie. Adesso praticamente le chilocalorie non si dovrebbero usare più, si dovrebbero usare praticamente soltanto i joule, i kilojoule, però devo dire la verità, mi piace ancora un poco di più utilizzare le calorie che i joule. Per quale motivo? Perché se io vi dico questa grandezza è 100 kilocalorie, voi pensate un pochettino, quanto sono 100 kcal? Sono l'energia che è necessaria per innalzare di
un grado 100 kg di acqua. E voi dite, vabbè, capite più o meno che quantità di energia è. Se io invece vi dico che sono, invece di 100 kcal, sono 418 kJ, voi capite che energia è? Io no. Chiaro? Diciamo, è lo stesso motivo per il quale, che ne so, la pressione non dovrebbe essere espressa in atmosfere, dovrebbe essere espressa in pascal, in megapascal, cioè in newton per metro quadro. Mi sembra di ricordare che un'atmosfera corrisponde a circa 10 alla 6 pascal, 1, qualche cosa megapascal. Solo se io vi dico, vedete, l'atmosfera, la pressione di un'atmosfera, di due atmosfere, di tre atmosfere, vi rendete conto, cioè due atmosfere, quanto è il doppio della pressione che sta nell'atmosfera? E potete anche pensare, che ne so, è la pressione che io trovo quando scendo di 10 metri sott'acqua. Un'atmosfera è l'atmosfera e un'altra atmosfera l'esercitano i 10 metri d'acqua, quindi avete la sensazione fisica della grandezza. Se io invece vi dico sono 2,12 megapascal, io sinceramente non riesco a capirlo immediatamente, cioè devo fare prima la conversione da megapascal a atmosfera e poi ho la percezione fisica della grandezza. Per cui diciamo così che nonostante la comunità scientifica raccomandi di esprimere tutte le grandezze col sistema internazionale, io le grandezze un pochettino più tecniche non le schifo tanto, le amo abbastanza invece. E diciamo che questo è un comportamento da ingegnere, perché l'ingegnere ha a che fare con problemi reali, quindi la prima cosa che deve avere è la percezione delle grandezze con cui ha a che fare. Per cui io nel corso di questo corso, soprattutto quando vi parlerò alla fine del corso dei combustibili, tutte le grandezze riguardanti le energie che vengono sviluppate dalla combustione dei combustibili le presenterò sempre in kilocalorie e mai in kilojoule. Chiaro? Problemi su quanto sono andato dicendo fino adesso? Posso andare? Allora ragazzi, andiamo avanti. Dunque, abbiamo visto la molecola di idrogeno, vediamo qualche altra molecola adesso, perché come abbiamo ragionato, diciamo così, per la struttura dell'atomo, che siamo partiti dall'atomo più semplice possibile, quello di idrogeno, e poi siamo passati a atomi più complicati, così ragioneremo per il legame chimico passando praticamente dalla molecola di idrogeno a quelle di alle molecole più complicate. Prendiamo l'ossigeno. Allora, l'ossigeno è caratterizzato dal simbolo O e il numero atomico dell'ossigeno è 8. Andiamoci a costruire la struttura elettronica dell'ossigeno. Cioè abbiamo 1S2. Siamo a 4. 2P1, 2P2, 2P3, 2P4 e siamo a 8. A questo punto possiamo anche fare un'altra cosa. Avete visto il simbolo elettronico dell'idrogeno, potete vedere anche il simbolo elettronico dell'ossigeno. Abbiamo detto che nel simbolo elettronico noi dobbiamo evidenziare il numero di elettroni che stanno nel livello energetico più esterno. Quindi questo è il simbolo dell'ossigeno. O. Quanti elettroni avranno nel suo livello più esterno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gli elettroni vengono disegnati proprio in maniera da rendere conto come sono distribuiti nei vari orbitali che si trovano a livello 2. Quindi i due che stanno nel 2S stanno qui. I due che stanno nel 2px stanno qui e quelli che stanno nel 2py e nel 2pz vengono disegnati così. Quindi questo è il simbolo elettronico dell'ossigeno. Va bene? Adesso, l'ossigeno atomico è una specie, come potete facilmente immaginare da questa struttura elettronica che vi ho presentato, estremamente instabile. È chiaro? Diciamo che l'ossigeno atomico è
una specie talmente instabile che appena si forma nelle reazioni chimiche o si riassocia con un altro atomo di ossigeno per formare una molecola di ossigeno che ha formula O2, come vedremo fra pochi minuti, o reagisce con qualche altra cosa e scompare. Diciamo quindi che tutti quei reagenti chimici che sviluppano ossigeno atomico, viene chiamato ossigeno nascente, hanno, diciamo così, una capacità di reagire molto molto velocemente. Questo è alla base dell'utilizzo di questi reagenti come disinfettanti e come battericidi. Allora, vediamo un pochettino, torniamo diciamo a quelli che sono l'argomento della nostra lezione. Quando un atomo di ossigeno si trova a distanza meno che infinita da un altro atomo di ossigeno, l'energia del sistema tenderà ad abbassarsi. Però la situazione è lievemente diversa da quella lì che avevamo per l'atomo di idrogeno, perché nell'atomo di idrogeno noi che avevamo visto? Abbiamo visto che ogni atomo di idrogeno aveva un elettrone nel livello di tipo 1s e che quindi andando a condividere una coppia di elettroni si andava, diciamo così, a riempire completamente l'orbitale di tipo 1s e che quindi i due atomi che formavano la molecola di idrogeno potevano, diciamo così, avere la struttura elettronica 1s2 tipica dell'elio particolarmente stabile. Ma se avvenisse una cosa esattamente uguale per l'atomo di ossigeno, noi che cosa avremmo? Avremmo praticamente, se condividessero una sola coppia di elettroni, che passerebbero dalla struttura 2s2 2p4 alla 2p5, e lo stesso è una struttura, diciamo così, molto reattiva. Se andiamo a vedere la struttura del fluoro, quella là col 2p5, quindi anche qui abbiamo una specie caricata che ha avuto un elettrone in più e praticamente comunque non siamo riusciti a riprodurre la struttura elettronica del gas nobile che segue l'ossigeno. Per raggiungere questo obiettivo, cioè per riempire completamente questo livello energetico 2, per riprodurre l'ottetto, da questo deriva il nome, regola dell'ottetto, cioè mettere gli 8 atomi nel livello, gli 8 elettroni nel livello energetico più esterno, noi non abbiamo bisogno di un elettrone, abbiamo bisogno di due elettroni. E questi due elettroni come se ne può approvvigionare questo atomo di ossigeno? In una maniera molto semplice. Invece che condividere una coppia di elettroni, condividono due coppie di elettroni. È chiaro? Quindi, se diciamo così, questa è la struttura elettronica, chiamiamola dell'atomo 1 di ossigeno, quella là dell'atomo 2 di ossigeno, quale sarà? Sarà questa. Quindi quando si vanno a condividere due coppie di elettroni, la struttura elettronica della molecola di ossigeno sarà la seguente. Questi due elettroni qui li segniamo qui, questi due elettroni qui li segniamo qui, questi due elettroni qui li segniamo uno qui e uno qui. Per quanto riguarda l'atomo 2, noi che cosa abbiamo? Questi due elettroni qui li segniamo qui, questi due elettroni qui li segniamo qui, e questi due elettroni qui, questo e questo, li segniamo uno qui e uno qui. Bene, ovviamente anche in questo caso qui noi che cosa abbiamo? Abbiamo che quando si è formato il legame covalente, in questo caso è un legame doppio perché vengono condivise due coppie di elettroni, gli elettroni dell'atomo 1 e gli elettroni dell'atomo 2 perdono l'identità di elettroni dell'atomo 1 e elettroni dell'atomo 2, quindi sarebbe più sensato andare a descrivere la struttura elettronica della molecola d'ossigeno come segue. Va bene? Quindi, ovviamente, una maniera equivalente di andare a presentare la struttura elettronica dell'atomo di ossigeno è questa qui, con un doppio legame. Va bene?
prima di andare avanti mi corre, diciamo così, l'obbligo di dire, di fare una piccola chiosa. Diciamo che questo tipo di struttura elettronica non viene, diciamo, come si dice, confermato dalle proprietà magnetiche dell'ossigeno. Diciamo, se la struttura elettronica dell'ossigeno fosse effettivamente questo, il comportamento magnetico dell'ossigeno sarebbe di tipo diamagnetico, invece è paramagnetico. Adesso questo chiaramente esula grandissimamente le finalità di questo corso. Non vi sto a spiegare che significa diamagnetico, paramagnetico e ferromagnetico. Vi dico semplicemente che per andare a interpretare quest'ulteriore dato sperimentale derivante dal comportamento magnetico dell'ossigeno, questa teoria del legame di valenza che vi sto presentando non è sufficiente. Ci vuole una teoria di livello più avanzato, quella là praticamente degli orbitali molecolari. Allora, con la teoria degli orbitali molecolari viene spiegato il motivo per il quale l'ossigeno ha comportamento paramagnetico e non ha comportamento diamagnetico. Fortunatamente per voi, questo è un corso di chimica elementare. Quindi la teoria degli orbitali, il metodo di studiare i legami tramite gli orbitali molecolari non viene svolto. È decisamente meno intuitivo, meno comprensibile e molto più complicato. E diciamo che per andare a spiegare le proprietà magnetiche dell'ossigeno non è il caso di andarsi a impelagare in un mare così tempestoso. Questo ve lo dico perché? Perché effettivamente qualcuno di voi leggendo potrebbe trovare praticamente che questa struttura della molecola di ossigeno non spiega, anzi è in contrasto con le proprietà magnetiche dell'ossigeno. Allora, diciamo così, per completezza di informazioni ve lo dico. Diciamo che la teoria del legame di valenza, questa qua semplice che vi sto mostrando adesso, permette di capire una grande parte, di interpretare una grande parte delle risultanze sperimentali, ma non permette di interpretare il comportamento magnetico degli atomi di ossigeno. Va bene? Allora, un ultimo punto, diciamo così, poi facciamo una breve interruzione. Per esempio, se vogliamo andare a vedere un'altra molecola ancora, vediamola. Per esempio l'azoto che tiene il numero atomico 7. Struttura elettronica dell'azoto. US2. US2. Posso continuare o devo interrompere la lezione? Non può essere, però, che non lezione vi sposta talmente tanto che c'è chi praticamente fa casino per far interrompere la lezione. Ve lo devo dire. Cerchiamo di ogni volta, non è che devo interrompere la lezione per cazziare qualcuno. Non è una cosa simpatica. Poi viene pure registrato, facciamo una brutta figura, io e voi. Dicevo praticamente, la struttura elettronica dell'azoto è questa qui. Simbolo elettronico dell'azoto è questo, abbiamo due elettroni nell'S e quindi saranno così, un elettrone nel PX, un elettrone nel PY e un elettrone nel PZ. Adesso, secondo voi, quando si deve andare a formare una molecola d'azoto, perché è ovvio che questo tipo di struttura qui è grandissimamente instabile, ci mancano tre elettroni, come si potrà formare questa molecola di azoto? Per raggiungere la struttura elettronica del gas nobile che segue, quante coppie di elettroni di legame dovranno essere condivise? Tre. Benissimo, vuol dire che mi state seguendo. Perché chiaramente, se questa è la struttura elettronica dell'atomo 1, la struttura elettronica dell'atomo 2, utilizziamo un altro gesso perché quello era troppo scuro e non si legge. Dunque, 2. La struttura elettronica dell'atomo 2 sarà questo,
E quindi la molecola di azoto che si formerà sarà fatta così. Questo è il lato 1, questi due elettroni qui li segniamo qui, e questi tre elettroni qui, 1, 2, 3, li mettiamo uno qui e uno qui. Questo è il lato 2 rosa e lo disegniamo qui, i due elettroni che stanno qui li mettiamo qui, e questi tre elettroni, 1, 2, 3, li mettiamo uno qui e uno qui. Pertanto praticamente noi potremo anche significare che la struttura della molecola di azoto sarà questa, con un triplo legame fra i due atomi di azoto. Va bene? Chiaro? Ovviamente la formula minima sarà questa qui, N2, così come pure la formula minima dell'ossigeno sarà O2. Ribadisco ancora una volta, prima di dare qualche minuto di riposo, che tutti quanti questi tipi di legame covalenti che siamo andati vedendo fino adesso si definiscono legami covalenti puri. Puri che significa? Significa che la coppia o le coppie di elettroni di legame sono coinvolte nella formazione del legame covalente, sono perfettamente condivise dai due atomi, cioè passano mediamente del tempo, una quantità di tempo uguale, sull'atomo 1 e sull'atomo 2, e che non ci sta una netta separazione di carica elettrica. Va bene? Allora, diamo qualche minuto di riposo così.